Cominciamo quindi dalla isocora. Isocora in riscaldamento con aumento di pressione. In una isocora il volume rimane costante, il pistone non si muove, il gas non compie, non subisce lavoro. Quindi il primo principio diventa Q uguale delta U, perché sarebbe Q uguale L più delta U, ma il lavoro non c'è, quindi Q uguale delta U. Che cosa vuol dire? Immaginiamo che il gas quindi passi da uno stato A a uno stato B, dove la temperatura è maggiore. Come si vede dal salto di isoterma, da un'isoterma più bassa a una più alta. E immaginiamo che per farlo il gas abbia aumentato la sua energia interna di 10 joule. Da dove ha preso questi 10 joule? Per la conservazione dell'energia, questi 10 joule non si sono creati dal nulla, ma devono essere arrivati da qualche parte. Sono arrivati dal calore che il gas ha ricevuto. Infatti noi ricordiamo che una trasformazione isocora si realizza scaldando o raffreddando, in questo caso scaldando il gas. Il calore somministrato al gas va ad aumentare l'agitazione termica delle particelle, quindi anche la temperatura, che è la manifestazione macroscopica dell'agitazione termica microscopica. La maggiore agitazione termica produce un aumento di pressione, in quanto il volume rimane costante, quindi le stesse particelle si agitano di più all'interno dello stesso volume e perciò fanno più pressione. Dal punto di vista del bilancio dell'energia, l'assorbimento di calore da parte del gas ha causato un aumento dell'energia interna. Cioè il gas ha assorbito questo calore e lo ha distribuito tra le sue particelle, che adesso si agitano di più. Il gas assorbe 10 joule di calore e lo immagazzina tutto nell'energia interna, che cresce di 10 joule. Vediamo anche quello che accade nel caso opposto, quindi il raffreddamento. Al gas viene sottratto calore, 10 joule per esempio, e questi 10 joule da dove provengono? Dall'energia interna del gas, che diminuisce di 10 joule. Il gas preleva 10 joule di calore dalla sua energia interna e espelle questo calore all'esterno come calore ceduto. Dunque in un isocora accade questo. Se si tratta di un riscaldamento, o il gas acquista dall'esterno, assorbe 10 joule di calore e li mette nella sua energia interna, non potendo compiere lavoro. Se invece è un'isocora di raffreddamento, il gas preleva 10 joule dalla sua energia interna, che cala di 10 joule, e li utilizza per espellerli nell'ambiente come calore ceduto. Il primo principio è soddisfatto perché il lavoro è zero, e allora il calore assorbito o ceduto è uguale alla variazione di energia interna. Nel primo caso 10 joule di calore assorbiti diventano 10 joule di aumento di energia interna, nel secondo caso i 10 joule di calore ceduti sono 10 joule di diminuzione dell'energia interna.